Buon pomeriggio da Francesco e Franca, dalla redazione di PerSempreNapoli.it. Ben ritrovati, il campionato volge quasi al termine, dunque penultimo post-match della stagione. Analizzeremo con l'ospite di giornata, Umberto Fabozzi, osservatore, talent scout, ex allenatore, ex dirigente, ma soprattutto grande scopritore di talenti. Poi dopo parleremo approfonditamente di ragazzi vecchi e nuovi alla ribalta. Dicevamo, parlavo con Umberto Fabozzi, parliamo di Napoli-Genova che ha offerto una serie di spunti, tra cui anche alcuni spunti legati alla carriera di Umberto. Il primo spunto fondamentale è il saluto di Lorenzo Insigne. Umberto, al di là delle 400 e passa partite con Napoli, dei 100 e passa gol che lo mettono secondo in classifica dietro solamente a Mertens a livello di marcatori all time, la cosa meravigliosa di Lorenzo Insigne è: uno, un prodotto del settore giovanile, nato dai giovanissimi provinciali, campi in terra spelacchiata fino ai campi meravigliosi della Champions, e due, una cosa che credo tu ci spiegherai in maniera approfondita, il talento, la tecnica in quanto tale che vince sopra la fisicità, perché uno di 1,70 m scarsi che fa quei numeri, che fa quella carriera, non succede sempre. No, è giusto. Diciamo che comunque Lorenzo sarebbe un giocatore da poter avvicinare anche a Gianfranco Zola, no? Stesse caratteristiche, forse un pochettino più veloce Lorenzo, però non ci dimentichiamo che Lorenzo, nel momento in cui è partito da Napoli, ha approdato a Taranto, ad altre società in CIA, dove ci hanno creduto, e poi dopo alla fine... Sì, secondo me uno dei meriti, almeno inizialmente nella sua carriera, è Peppino Pavone, lo ha voluto a Cava dei Tirreni, poi a Foggia con Zeman se l'è portato a pescare, poi è chiaro, da lì in avanti, però lui ci ha messo del suo, insomma. Sicuramente, però dico sempre, è molto importante per i giovani calciatori, dico istruttori, nel caso di Lorenzo abbiamo comunque il massimo dei talenti, che sarebbe comunque il signor Zeman, il quale, non ci dimentichiamo che quell'anno, quando ha vinto il campionato, ci stava Verratti, Immobile, Insigne, Maniero, un ragazzo che è passato comunque... È passato da noi, dalle tue mani, assolutamente. Però andò alla Juve e comunque lì i ragazzi hanno dato il meglio di se stessi e hanno approdato dove oggi sappiamo i vari Verratti, Lorenzo Insigne, l'Immobile, non ci dimentichiamo anche di Catrale, che oggi sta diventando sicuramente un giocatore comunque importantissimo e già richiesto da molte società di Serie A. Ieri è passato in secondo ordine, perché chiaramente come napoletani e tifosi del Napoli il focus attentivo era esclusivamente su Lorenzo e magari anche su Goulam, che salutava probabilmente il suo pubblico e la sua gente. Però ieri il capitano del Genoa, penultima partita con la maglia del Genoa, perché anche Mimmo Criscito ha fatto una scelta di vita sbarcando in MLS assieme a Lorenzo Insigne, penultima da capitano con la maglia del Genoa, però ultima a casa sua, perché non dimentichiamo che Mimmo Criscito è un prodotto della città di Napoli, anche se poi è andato giovanissimo a giocare nel settore giovanile del Genoa, ed è una tua creatura. Sì, sicuramente Mimmo comunque anche lui ha dimostrato di essere comunque un grande professionista. Sicuramente ha fatto tanto, poteva fare comunque sicuramente di più ancora, cioè, perché per le qualità che aveva anche in nazionale si è visto ben forse quella storiaccia della squalifica non squalifica ha penalizzato solo lui fondamentalmente. Sì. E poi alla fine è andato all'estero con le Zenit, dove lì si è confermato un giocatore a livello europeo importante. Poi la personalità, domenica prima ha sbagliato il calcio di rigore con la Juve, all'ultimo sempre ha calciato l'altro rigore che era fondamentale, l'ha segnato, sicuramente una bandiera lì a Genova. Una cosa che ho letto e ho anche visto in alcuni video ultimamente è che consideravano, chi lo conosceva racconta di Mimmo Criscito, il meno napoletano di quella nidiata di napoletani che tu portasti a Genova, perché quello era un gruppo meraviglioso che hanno fatto tutti gli esordi in Bicol Genova. C'era Criscito,
c'era Pisacane, un altro che ha fatto una carriera meravigliosa a Cagliari, poi c'era Volpe, c'era Coluccio e c'era Aurelio. Tutti hanno fatto una buona carriera. Criscito e Pisacane si sono arrampicati con merito fino alla Serie A, Criscito anche alla Champions League, però guardavo a Sky un documentario dove parlavano di Criscito, dove dicevano la possibilità, la capacità di, come facevi riferimento tu, di essere concentrato, di essere, tra virgolette, il meno scapocchione dei ragazzini, perché poi i ragazzini quando sono fuori casa e vivono in convitto comunque sono ragazzini. Invece lui ha sempre dato quest'aria di maggior maturità rispetto all'età grafica, era così anche quando lo conoscevi tu. Sì, infatti Mimmo, a differenza comunque degli anni, non dimentichiamo che il Genova prese Criscito con dei dubbi, io ci credevo moltissimo, e il primo anno comunque affrontò il campionato lì a Genova con i regionali, e l'anno successivo passò direttamente con i nazionali. Però il suo unico impegno era l'allenamento, già era un professionista già all'epoca, quindi è riuscito più degli altri ad arrivare a certi livelli, perché era un ragazzo comunque tarato, cioè portato proprio per fare i sacrifici a livello calcistico, era un professionista già da giovane. Sicuramente in quella nidiata il giocatore più importante era Aurelio Salvatore, il quale purtroppo, per motivi legati, ecco, a un discorso di una vita sregolata, di voler partecipare comunque con alcune sue situazioni un po' ad X. Poi gli attaccanti sono gli offensive player, sono tutti estrosi. Sì, ma lo stesso estrosi, lui purtroppo era un ragazzo che bisognava comunque seguire passo dopo passo. Io lo portavo a casa già all'età di 10-11 anni. Cioè, perché comunque era bizzarro, bisognava seguire in tutti i modi. Però mi è dispiaciuto tantissimo, perché all'epoca era uno degli attaccanti più forti, non dico in Italia, ma in Europa. Senti, e invece nel corso della tua carriera di osservatore e talent scout, c'è stato un momento in cui Riccardo Maniero, un 87 fortissimo, che poi ha fatto una bellissima carriera tra B, C, è andato alla Juve, però lui era un 87 che faceva la differenza con gli 86, dunque un mini allievo che buttava le porte a terra con gli allievi. C'è un momento preciso in cui tanto il Napoli quanto la Juve tentano di sedurre te, sedurre il Vomera, sedurre lui. La domanda sorge spontanea: perché? Io utilizzo il riferimento Maniero perché è una storia che tu puoi raccontare bene, ma ne potremmo fare tante altre. Perché il Napoli si perde? Ricordiamo, tra le altre cose, che Riccardino è figlio di Enrico Maniero, ex giocatore del Napoli negli anni 80 con Dinazzani, Castellini, Croce, quel Napoli pre-Maradona che si barcamenava a metà classifica, ma comunque figlio d'arte in casacca azzurra. Dunque mi chiedo, il Napoli, che poi era già il Napoli di De Laurentiis, perché non riesce a penetrare il mercato? Perché non riesce a prendere ciò che di meglio offre l'eccellenza giovanile campana? Ma perché è un punto interrogativo sempre nostro. Cioè, il Napoli purtroppo su alcuni ragazzi ha cercato sempre di non essere né convinto né deciso. Ma non parliamo solo di Maniero, parliamo di Criscito, che comunque ho portato a Napoli. Portammo all'epoca anche a Palladino, portammo a Schiattarella. Poi mi dimentico di tutti questi nomi, di tutti questi ragazzi che sono ragazzi hanno fatto una carriera passati, no? Però il Napoli ci ha giocato 10 anni con Napoli. Io mi sono permesso, tra l'altro se dimenticavo di introdurre il fatto che Umberto ha giocato a stagione nel Napoli, sì. E spesso all'epoca c'era la Di Martino, cioè il campionato di Serie, spessissimo ti è capitato infrasettimanale di fare parte integrante del gruppo di Martino contro la Serie A. Infatti a 16 anni, che le cose andavano molto molto bene, fui convocato dai frati proprio in De Martino, e giocavamo comunque il lunedì con quei giocatori della prima squadra, infortunati oppure eventualmente con qualche problema comunque fisico, e mi ricordo che ho giocato comunque a Cagliari. Io ho visto delle foto sul tuo profilo con giocatori, facciamo qualche nome di giocatori importanti, falli, dai.
Giordano, di Paolo Rossi, di Virdis, cioè... Perché poi la Di Martino era qualcosa di più del Primavera, parliamoci chiaramente, era... Sì, era qualcosa in più. Un cuscinetto tra la A dell'epoca rispetto al futuro giovanile. Sicuramente, però non ci dimentichiamo, noi quell'anno vincemmo Viareggio e poi facemmo secondi a titolo nazionale come scudetto, perché eliminammo la Roma, e la Roma comunque parliamo di Bartolomé, Bruno Conti, e facemmo tre partite all'epoca contro il Brescia, pareggiamo 1-1 in casa qui a San Paolo, pareggiamo 1-1 a Brescia e poi perdemmo 2-1 al Comunale di Firenze. Però voglio solo ricordare che perdemmo comunque contro una grande squadra e con due grandi talenti, Beccalossi e Altobelli. Senti, volevo chiederti una cosa, la partita di ieri ha dato degli spunti che secondo me sono interessanti anche per il prossimo anno. Il Napoli ha, secondo me, uno zoccolo duro da non sprecare, e questo zoccolo duro sono quei 3-4 giocatori che magari le gestioni tecniche passate si limitavano a portare il secchio con l'acqua e che invece oggi sono diventati giocatori importanti. Ieri il cost di Lobotka è meraviglioso, perché è forza, capacità di lettura con i compagni che si aprono ai lati e gli offrono lo spazio di andare dentro, capacità di mettere la palla dove il portiere non può arrivare. Cioè, questo è un giocatore trasformato. L'anno scorso era un supplì, oggi uno dei migliori centravanti di Roma. Ma infatti, come dici tu, hai detto prima, oggi i giocatori non si possono soltanto definire giocatori solo dall'aspetto fisico. Quando ci sono le qualità tecniche, agonistiche, tattiche, il giocatore può fare tranquillamente la differenza. E la Bottega l'ha dimostrato, effettivamente. Come mi ricordo i vari Pizzarro, no? Giocatori bassi, con baricentro basso. Con baricentro basso che si mettevano là e comunque davano là a ogni situazione comunque tattica della squadra. E lo stesso vale anche oggi per tanti altri giovani calciatori che possiamo ritenere comunque... A proposito di giovani, voglio farti l'ultima domanda perché poi il tempo è tirando. Il Napoli quest'anno ha dato la possibilità a un ragazzo che era cresciuto all'interno del settore giovanile e poi ha fatto delle esperienze di lavoro, di lavorare tutto l'anno e di prendersi anche qualche piccola soddisfazione come Zanoli. Ma Zanoli però ha 21 anni, rispetto per esempio a uno Scaldini dell'Atalanta, che ha 18 anni ma è dicembre, quindi praticamente è un 17enne prestato ai 18enni. C'è una differenza, cioè Zanoli è un giovane giocatore e allora è 18enne che è un creatore, perdonatemi il napoletanismo. Non è questo, secondo me è il modo in cui si fa settore giovanile. L'Atalanta è il plus ultra, cioè nel settore giovanile, quindi è inutile stare lì a fare dei paragoni con il Napoli. Io ci ho giocato, a giocare a Napoli e entrare comunque a far parte della prima squadra è molto 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 difficile. Anche perché tra l'altro Zanoli, quando è stato chiamato in causa, al di là di Bergamo, aveva fatto una partita sontuosa, ha sempre dato il suo contributo, ha sempre dimostrato di essere un ottimo giocatore. Conte Napoli, abbiamo visto 2-3 sue iniziative sul calcio d'angolo, è salito altissimo di testa e poteva già fare pure gol. C'è materiale anche giovane sul quale il Napoli può magari gettare basi anche per la prossima stagione. Lo stesso comunque per la donna del Cagliari, l'Atalanta, Lovato del Cagliari, infortunato che non ha giocato, dell'Atalanta. Ma qua parliamo comunque di giocatori con un profilo importante. Sì, naturalmente una società che comunque le fa giocare. Cioè, questo è un grosso problema, il fatto di dover aspettare i giovani. E allora i giovani, secondo me, riescono pure ad aspettare, però quando l'attesa è lunga si scuccia. Con questa battuta finale di Umberto, che poi non è una battuta di Umberto Fabozzi, ringraziamo Umberto Fabozzi per la sua disponibilità. Ti voglio strappare una promessa: torni nelle prossime settimane e approfondiamo ancora di più il discorso relativo ai giovani, non solo a Napoli. Va bene. Ci vediamo metà settimana. Arrivederci.